Come abbiamo visto in un capitolo precedente, il cinema danese era stato rigoglioso negli anni 10 del Novecento, ma, complice anche la Grande Guerra, aveva progressivamente perso terreno. E riuscirà però a riguadagnare posizioni verso la fine degli anni 30. Sotto l'occupazione tedesca, la pelicola più importante è Dies Irae del 1940 di Carl Theodor Dreyer. Film incentrato sull'ipocrisia di chi aveva condannato le streghe, è considerato da molti un'allegoria antinazista. Con questo film Dreyer imposta lo stile che caratterizzerà le sue pellicole future. Composizioni accurate, una dura fotografia in bianco e nero e riprese molto lunghe. Egli non si rivolge mai al genere commerciale, per cui la sua opera cinematografica non riscuote un grande successo tra il pubblico, mentre invece diversi registi saranno ispirati dal suo stile. Dopo la guerra si ha una generale ripresa sia in Danimarca che in Svezia. I due registi principali di questi anni sono Alf Sjöberg e Ingmar Bergman. Spasimo, del 1943, ha uno stile che deriva dall'espressionismo tedesco. Alcuni vedono in questo film una denuncia al nazismo. Infatti il professor Caligola, che assomiglia molto a Himmler, legge Dagbosten, un giornale svedese che era favorevole ai nazisti. Nel 1955 invece Ingmar Bergman realizza il film che lo farà conoscere al pubblico di tutta Europa, Sorrisi di una notte d'estate. Opera a metà tra commedia e dramma, che sarà anche premiato a Cannes. Tra il 1956 e il 1959 ottiene la sua consacrazione internazionale con film come Il Settimo Sigillo del 1956 e Il Posto delle Fragole del 1958, il suo film forse più famoso. Dopo un periodo di pausa, nel 1960 otterrà con La Fontana della Vergine il suo primo Oscar. Famosa è anche la sua trilogia del Silenzio di Dio, formata da Come in uno specchio, che vince l'Oscar come miglior film straniero, Luci d'inverno del 1962 e Il Silenzio del 1963, uno tra i suoi film che dà maggior scandalo. Anche in Inghilterra, subito dopo la guerra, il cinema avrà un nuovo impulso. Molti film sono adattamenti letterari come Amleto del 1948 e Cesare e Cleopatra. Sono anche gli anni in cui David Lean raggiunge la fama internazionale con Grandi speranze del 1946 e Oliver Twist del 1948, che segnano anche l'ascesa di Alec Guinness. Negli anni 60 Lean girerà poi grandi film come Lawrence d'Arabia e Il Dottor Zivago. Anche Carol Reed acquista importanza in questi anni con film come Il terzo uomo del 1949, film nel quale egli ha un'illuminazione drammatica, unisce inquadrature molto angolate, a dir poco meravigliose. Se avete visto questo film vi sarà sicuramente rimasta impressa nella mente tutta la scena dell'inseguimento nelle fogne. Un'altra delle sue opere più importanti è Il Fuggiasco del 1947. In questo periodo sono attivi anche due registi meno noti, Michael Powell ed Emmerich Pressburger, che lavorano sempre insieme. Secondo loro la visione deve andare oltre le apparenze e aprire squarci nell'intimo dei personaggi, come nella loro opera più famosa, il musical Scarpette Rosse del 1948. Scala al Paradiso del 1946 viene commissionato dal ministero inglese per migliorare i rapporti con gli Stati Uniti. Questo film narra la storia di un pilota inglese sopravvissuto a un lancio senza paracadute, film che desterà l'interesse di registi del calibro di Coppola, Scorsese e De Palma. Narciso Nero del 1947 è invece ambientato in un monastero sull'Himalaya, in un paesaggio suggestivo ricostruito interamente in studio. L'Occhio che uccide del 1960 è un thriller psicologico basato sulle conseguenze delle violenze subite da un ragazzo durante l'infanzia, che si ripercuotono su di lui da adulto. Il film è uno dei più importanti tra quelli diretti da Powell e col tempo diventerà un cult. In Inghilterra, inoltre, negli anni successivi, si svilupperà un movimento simile alla Nouvelle Vogue francese, il cosiddetto Kitchen Sink, che esalta il realismo delle sue opere anche attraverso riprese effettuate in ambienti reali, concentrandosi ad esempio sulle vicende di lavoratori ribelli nelle città industriali. In Russia, dopo la guerra, il partito prosegue il suo controllo sulle arti e anzi il realismo socialista diventa ancora più restrittivo che in passato. Certe sceneggiature stanno ferme anche 2 anni prima di ottenere l'approvazione. Lev Kuleshov finisce col non fare più film, Eisenstein muore nel 1948. Più in generale, la produzione di film rallenta così tanto che nel 1952 il partito decide di alleggerire un po' la burocrazia e di ammettere anche sceneggiature incentrate su persone comuni, a patto che il partito abbia un ruolo positivo nelle vicende narrate.
Nikita Khrushchev, salito al potere nel 1956, critica fortemente il cinema come culto della personalità di Stalin. Così i film iniziano a trattare la guerra sotto una nuova luce. Niente più eroi positivi tipici del realismo socialista. Ora si mette al centro il dramma della guerra, come in Ballata di un soldato del 1958. Anche negli stati cuscinetto occupati dalla Russia dopo la guerra e prima delle elezioni di Nikita Khrushchev, molti film eludono le regole del realismo socialista. Tra questi, la Polonia produce il cinema più importante dell'Europa dell'Est. Ricordiamo Andrzej Munk e Andrzej Wajda, e successivamente Roman Polanski, che esordisce con Il coltello nell'acqua del 1962. A partire dagli anni 60, i film russi verranno riscoperti, dando loro il giusto merito internazionale, anche grazie a tutta una serie di giovani registi, tra cui Andrei Tarkovsky, che nel 1962 dirige L'infanzia di Ivan, uno dei film russi più ammirati degli anni 60. Questa inusuale libertà per il cinema russo, tuttavia, avrà vita breve. Infatti, quando Khrushchev si dimette nel 1964, sale al potere Leonid Brezhnev, il quale stringe il controllo sulla cultura, mettendo al bando i film anticonformisti. Anche Tarkovsky si vede bloccato il suo Andrei Rublev. Il partito invece produce nel 1967 Guerra e Pace, emblema ufficiale del cinema sovietico. Il cinema e le arti, sotto questo nuovo e ancora più rigido controllo, non esploreranno nuove strade fino ai primi anni 70.